Borse di studio, la regione stanzia altri 8 milioni, ma gli studenti restano in guardia. Disabilità e inclusione, a Torino un nuovo spazio che dà lavoro a ragazzi down e con problemi di autismo. L'arte e i tormenti di Antonio Ligabue, fino a maggio alla promotrice di Belle Arti di Torino, la mostra dedicata all'artista. Bentrovate e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Futura News. In apertura la questione delle borse di studio, dopo settimane di protesta, arriva allo stanziamento della Regione Piemonte, un'operazione che permetterà agli studenti fuori sede di continuare il loro percorso universitario in città. Il servizio. Contenti? Preoccupati forse un po' per l'anno prossimo, sì, ma ancora sul piede di guerra, insomma, per conquistarci ciò che è nostro. È il giorno dei bonifici per le borse del diritto allo studio. Per 3 mesi, quasi 2.000 studenti sono rimasti appesi per i mancati pagamenti e hanno manifestato davanti alle sedi istituzionali. La variazione di bilancio della regione da 8,3 milioni di euro ora coprirà tutti i 17.860 aventi diritto, oltre 92 milioni di euro i fondi messi in campo. È stata una lunga incertezza anche rispetto proprio al proprio futuro. Ci sono anche studenti che sono tornati a casa per questa incertezza, che sapevano di non avere più soldi per pagare l'affitto e hanno detto, buono, io non lo so che succederà, torno a casa. Quindi sì, euforia e disperazione, euforia e disperazione, però adesso ce l'abbiamo fatta. Sollievo per molti studenti, ma non sono mancati sacrifici e mugugni. Per adesso non ho dovuto lavorare e quindi su quello sono stata fortunata, però sicuramente se fossi stata esclusa dalle graduatorie avrei dovuto trovare un lavoro. La situazione di Gianni non beneficiare è fondamentalmente infondata, perché non c'è un criterio per cui delle persone sono state escluse e delle persone invece no. Insomma, c'è molto rancore, sì. I collettivi studenteschi reclamano anche la revisione dei criteri per l'assegnazione delle borse. In cima alla lista c'è l'ISEE. L'indicatore, le soglie, può essere sicuramente una ragione di impegno, ecco, di impegno critico delle rappresentanze studentesche per sensibilizzare su questo tema. Che possa essere in qualche modo accantonato credo sia difficile, anche perché, come dicevo prima, il criterio dell'erogazione delle borse di studio ha a che fare con il merito, ma anche a che fare con il reddito. Se sui tavoli di Edisu si studia uno stanziamento anticipato dei fondi al periodo estivo, la Regione promette una copertura strutturale per le future borse, oltre a un meccanismo per non far pesare potenziali ritardi nella loro erogazione con le università. Ancora università, con la denuncia di decine di casi di presunte violenze di genere segnalate dalle studentesse. La protesta in un corteo transfemminista che dal campus Einaudi ha raggiunto il rettorato in via Po, dove è stata interrotta la seduta del senato accademico. Dito puntato contro il comitato unico di garanzia che, secondo le studentesse, non sarebbe all'altezza dei propri compiti. I casi di violenza segnalati sono spesso burocratizzati e rallentati, dicono. Dopo la raccolta delle testimonianze tramite un questionario, il gruppo ha annunciato la creazione di un futuro osservatorio autogestito per raccogliere le segnalazioni. Cambiamo pagina e parliamo invece di inclusione. A Torino nasce un nuovo locale che punta alla formazione di ragazzi con sindrome di Down e autismo. Il servizio. Io avevo un sogno nel cassetto e l'ho realizzato. Anche io ho un sogno nel cassetto realizzato. Stefano e Federico hanno poco più di 20 anni. Entrambi sono ragazzi con disabilità. Lavorano qui 2 giorni a settimana, 8 ore in tutto. Benvenuti a Tribe Up and Down, un bar formativo, il primo a Torino. Ho fatto i caffè, i cappuccini e ho messo un po' di musica. I miei primi giorni di inaugurazione sono andati molto bene. Ho fatto i caffè, ho fatto i cocktail, i cappuccini. Il locale è stato appena inaugurato con un obiettivo ben preciso: favorire non solo l'inclusione, ma dare anche una possibilità concreta. Da un lato la crescita personale e l'autonomia, dall'altro l'indipendenza economica. Il progetto nasce dall'idea di Patrizia Faidiga e Roberto Canu, entrambi coach e imprenditori piemontesi. Allora, l'idea del bar formativo nasce da qua, noi ci occupiamo fondamentalmente di formazione. Quello che stiamo cercando di fare è proprio tirar fuori il loro potenziale, ok? Farli esprimere
per permettere veramente loro di sentirsi, di essere felici. Il bar ha già tutto lo staff necessario per mandare avanti l'attività, ma il focus rimane su Stefano, Federico e sui ragazzi che svolgeranno l'alternanza scuola-lavoro qui. Attualmente Tribe Up and Down collabora con l'Istituto Beccari di Torino. Siamo qui all'inaugurazione del Tribe Bar, con il quale abbiamo una collaborazione importante, perché loro si occupano di inserire degli studenti con delle difficoltà, studenti certificati all'interno del mondo lavorativo, e questo si sposa benissimo con gli obiettivi del nostro istituto. All'inaugurazione era presente anche l'assessore al welfare, ai diritti e alle pari opportunità Jacopo Rosatelli, per portare il sostegno della città metropolitana. Usciamo dall'idea che le persone con disabilità debbano essere semplicemente assistite e tutelate, ma hanno cose da dare, da dire, da fare, e questo progetto esprime tutti questi significati, e quindi per questa ragione sono qui e sono contento di poter dire che la città è al fianco di questo progetto. Torino continua a lavorare per l'inclusione e l'autonomia delle persone con disabilità. Resta molto da fare, ma in realtà come Tribe Up and Down sono un grande passo in avanti. E sul tema dell'inclusione interviene anche la consulta per le persone in difficoltà di Torino. Il presidente Giovanni Ferrero ha dichiarato: sono stati compiuti passi avanti, ma bisogna lavorare ancora molto. L'ultimo report della Regione Piemonte ha registrato circa 46.000 persone con disabilità non occupate, ma iscritte agli elenchi di collocamento mirato. E a livello nazionale solo il 32% delle persone con disabilità dai 15 ai 64 anni risulta effettivamente occupato. E continuiamo a parlare di lavoro, perché preoccupa la situazione a Mirafiori. Stellantis ha annunciato la cassa integrazione fino al 30 marzo e così la produzione della 500 elettrica si riduce a un solo turno, con gli operai che lavoreranno a rotazione. 215 le vetture al giorno, che in prospettiva significano 20.000 vetture all'anno in meno. Sul tema è intervenuta la Premier Meloni, definendo Mirafiori un made in Italy irrinunciabile, mentre l'amministratore delegato Tavares risponde accusando il governo di non prevedere sussidi e agevolazioni per l'acquisto delle auto elettriche. Spazio ora alla cultura, con una mostra dedicata all'arte ma anche ai tormenti di Antonio Ligabue. Una novantina le opere esposte a Torino. Il servizio. Un artista geniale che riuscirà a presentare su tela il suo profondo disagio interiore. È Antonio Ligabue, uno dei pittori italiani più famosi del Novecento. Crudo ed emotivo nello stile, Ligabue cattura l'occhio dello spettatore nei suoi quadri e lo trasporta in un mondo visionario, fatto di animali feroci e atmosfere di realtà vissuta. Torino celebra la sua arte con una mostra, fino al 26 maggio, alla Società Promotrice delle Belle Arti, nella cornice del Parco del Valentino. Mostra che abbiamo, a cui abbiamo lavorato a lungo tempo, anche perché intendevamo e intendiamo onorare la memoria di Augusto Agosta Tota, storico presidente della Fondazione Ligabue, del quale prossimamente ricorrerà un anno dalla scomparsa. Un storico presidente e anche amico, bambino, riuscì a entrare nelle grazie di Antonio Ligabue come invece non riusciva nessuno, data la diffidenza che aveva il Ligabue per gli altri esseri umani, che lo dileggiavano, lo offendevano e gli facevano del male a parole e nei fatti. È una vita difficile quella di Antonio Ligabue, abbandonato dalla madre quando aveva neanche un anno. Passerà tutta la vita muovendosi da un istituto psichiatrico all'altro, senza mai perdere i suoi lampi di genio su tela. E sarà solo sul finire della sua esistenza che vedrà il suo talento finalmente riconosciuto. Voi non ci crederete, ma io domani sarò nei più grandi musei del mondo, è la sua frase celebre. Vanità o semplice consapevolezza, non lo sapremo mai, ma di sicuro possiamo dire che aveva ragione. E ora la nostra pagina sportiva. Dopo 3 anni torna Swimto, una 7ª edizione di un trofeo unico in Italia nel panorama del nuoto. Il torneo ospiterà più di 1.500 atleti da 19 regioni italiane e 5 rappresentative della Federazione Nazionale Nuoto. Tantissimi saranno gli atleti sotto i 50 secondi nei 100 metri, ma i migliori 34 non saranno presenti nelle giornate di competizione. Tra questi Miressi, Pilato e Liberti, che dovranno
potranno volare a Doha per i campionati del mondo. E questa era la nostra ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione e vi ricordiamo che tutti gli aggiornamenti sono disponibili sul nostro sito futura.news e su tutti i nostri canali social. Vi diamo appuntamento alla prossima edizione.